Beneteau Antares 11 sedan, quindi coupé, presto in prova, seguici. Iniziamo subito con qualche dato tecnico della barca. Siamo su una lunghezza massima di 11 metri e 16, ma bada bene, la barca è un natante, per cui non ha necessità di essere immatricolata. Perché? Perché lo scafo è omologato al di sotto dei 10 metri. Portata delle persone in categoria C11, in categoria B 8 persone, quindi sia una famiglia molto numerosa o se stai in navigazione costiera anche un'altra famiglia oltre la tua a bordo. La larghezza di 3,50 m ovviamente non puoi carrellarla anche per il peso della barca e per le dimensioni in generale, ma è un trasporto eccezionale ovviamente. Abbiamo ben 500 cavalli di potenza, due motori Suzuki da 250 cavalli l'uno che spingono la barca molto ma molto bene, ma dopo andiamo a testare anche tutta quanta la navigazione e i tempi di planata come al solito. Ti anticipo subito che sarà un video un po' diverso dal solito. Perché? Perché la barca è in vendita e abbiamo già realizzato un video all'interno di questa barca, per cui i dettagli te li farò vedere in un altro modo, in un'altra modalità, ma la barca è rimasta sempre quella del video di quest'estate. Quindi abbiamo un Garmin centrale molto bello, abbiamo anche le due strumentazioni originali Suzuki per monitorare i motori, comando elettronico, tutto quello che ti è necessario per poter navigare in sicurezza e con facilità è montato a bordo, quindi anche l'elica di prua. Questo è il letto del quadrato, quindi la dinette trasformabile, perché qui sotto c'è la possibilità di avere ovviamente il tavolo e quindi la trasformazione a tavolo o la trasformazione a seconda del punto di partenza a letto come in questo momento. Avendo due cabine abbiamo quattro posti letto molto molto comodi che avrai visto o vedrai nel video, ma oltre a questo c'è anche questo letto matrimoniale da una piazza e mezza, anch'esso comodo e largo e soprattutto molto molto lungo, superiamo i 2 metri di lunghezza. La seduta, o meglio il mio schienale adesso, il mio poggiatesta, non è altro che lo schienale della seduta di fianco al pilota, per poter essere trasformata ribaltandola verso, per potersi sedere e navigare verso, in direzione verso il mare, insomma della stessa direzione in cui guarda il comandante della barca. Andiamo a visitare velocemente, in questo momento la cam è sopra di me, quindi vedrai quello che effettivamente vedo io. La cucina in questa posizione con i due fuochi elettrici, abbiamo tutti quanti gavoni ovviamente, frigorifero centrale, cassetti, come vedi è tutto quanto attrezzato. Qua un altro gavone. Le birrette sono da togliere, te lo dico, non fanno parte della barca. Questa è la console, la poltrona, abbiamo in questa posizione l'uscita laterale, scendo i gradini, mi trovo in questo disimpegno, i gradini per salire e scendere, posso entrare nel disimpegno, in questo disimpegno abbiamo la telecamera che mi riprende, abbiamo gli armadi, i gavoni, questa è la cabina di poppa. Come vedi abbiamo anche il divano là in fondo, che ci si può arrivare se si ha meno di 100 kg e meno di 1,90 m, mettiamola così, ma comunque dei ragazzi ci stanno tranquillamente. Se poi dopo torno sulla parte centrale del corridoio, vado nella cabina armatore, la cabina principale della barca, accesso diretto tramite questa porta al WC, oppure il WC lo posso visitare anche da questo lato, quindi abbiamo la doppia porta sul WC. Come vedi anche qua doccia separata, insomma tutto quello che c'è è assolutamente confortevole e molto molto comodo. Beh, questa è una caratteristica fantastica di questa Antares 11, la murata apribile proprio sul lato a dritta a destra della barca, abbiamo questo ulteriore metro quadrato di pozzetto in più da poter sfruttare sia per bagnarsi i piedi come in queste giornate calde d'autunno, piuttosto che godersi il mare
togliendo semplicemente questo, io posso accedere direttamente in acqua, magari non adesso e non vestito. Guarda che pozzetto enorme, confortevole, comodo, bello da vedere. Tetto completamente sopra di me, quindi non ho mai il sole a picco sulla testa, visto che mi mancano i capelli. Fantastico, veramente una bella soluzione e tantissimo spazio a disposizione. Grazie anche al fatto che questo divano in questo momento è appoggiato tutto indietro, di conseguenza abbiamo il massimo dello spazio proprio qua davanti. Eccoli qua i 250 cavalli per due, quindi 500 cavalli domati da Suzuki e che governano in modo principesco questa bellissima Antares 11. Come vedi adesso, anzi come sentirai o non sentirai, sono accesi i motori, sono super silenziosi, non vibrano neanche, sono delle macchine eccezionali. Ok, ma come al solito mi stanco a chiacchierare, quindi ingreniamo le marce, affondiamo il gas e andiamo a divertirci. Seguici. Altro dato molto importante è il minimo di planata per consentirti di fare molte miglia per mare e consumare il giusto. Stiamo navigando a 18 nodi, barca completamente in planata e stiamo consumando per tutti e due i motori 72 litri. Niente male considerando che stiamo navigando con un 11 metri. Ma vediamo anche affondando completamente il gas a quanto riusciamo ad andare. Abbiamo ben 500 cavalli. Trimiamo bene i motori. Vediamo i pescatori, che è fondamentale. Niente male, caspita. La barca veramente è molto stabile, si sta con il massimo comfort in questo momento. Stiamo navigando a 34.5 nodi, 5.800 giri motore. Niente male. I consumi a tutto gas sono 165 litri per tutti e due i motori, ovviamente. Oh Davide, ma per favore vieni qua a far vedere perché è incredibile, o meglio, è una barca usata, è vero, ma 24 ore di moto, c'è veramente da far sorridere. E se solo non bastasse le poche ore di moto, considera che è stata fatta in acqua dolce. Praticamente è stato lavato il motore per 24 ore, cioè incredibile. Mi auguro che anche questa prova ti sia piaciuta e ti sei divertito a seguirci in questa navigazione con questa bellissima Antares motorizzata con 500 cavalli. Tutte le informazioni tecniche della barca le troverai comunque nella tendina di questo video. Oltre a quelle troverai anche la possibilità di metterti in contatto con noi tramite tutti i canali che abbiamo a disposizione, quindi dal telefono al fax, oramai non ce l'abbiamo più, ma comunque all'email, l'indirizzo fisico per venirci a trovare, perché la barca attualmente si trova a Desenzano del Garda, alla nostra sede. Se non sono stato abbastanza chiaro, la barca è in vendita, è un usato, o meglio un seminuovo, visto le poche ore di moto consegnata quest'anno, quindi la barca è un 2024, fantastico. Se non vuoi perderti nemmeno una delle nostre Nautica in pillole, quindi le informazioni per i naviganti, per i comandanti o le nostre prove, prove in mare, prove in acqua, comunque di tutte le barche, non dovrai fare altro che iscriverti proprio su questo canale. Da Desenzano del Garda, buon vento e occhio sempre al meteo.